Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War con la città-stato di Atene. Nell'ultima puntata abbiamo conquistato finalmente Creta, i rapiti questa città qui, Knos, ecco. E adesso volevo fare un periodo di pace, allearmi facendo diplomazia e queste cose qui. E dunque, guardiamo un po' la situazione. C'è Cartagine che ormai è quasi stata annientata, fatemi controllare. Sì, è messa molto nella merda, è in guerra con tutti praticamente. L'Egitto ha anche messo un po' di merda. I macedoni molto. Gli sono rimaste questa flotta. Quindi è un po' di merda anche per loro. Però delle fazioni iniziano a nascere, c'è Siracusa che sta diventando molto importante. E attualmente è in guerra con Cartago Nova, Cartagine e la Libia. Sono attualmente in guerra con nessuno, sono alleato con Sparta e gli Ardiei, così. E attualmente voglio andare in guerra con la Confederazione Celtica. Ovviamente lo farò con l'aiuto degli Ardiei e di Sparta, però prima voglio ristabilire un po' tutto. Queste guerre qui che ho fatto abbastanza velocemente mi hanno danneggiato l'economia e a me non sta tanto bene. Quindi devo subito ricreare tante tante unità. Innanzitutto, aspettiamo che la paura di Deimos si restauri. Io, mio Dio, non mi ricordo più il nome che avete detto di utilizzare alle flotte e eserciti. Prossima puntata vedrò di mettere tutto a posto. Comunque, direi che abbiamo fatto tutto quanto, quindi iniziamo subito a tornare. Ok, sta arrivando anche la nostra spia. Che la manderò a bella. Io ho solo due eserciti, adesso ne voglio fare un terzo e voglio riempirli bene. Intanto c'è una flotta puzzona romana. Io a livello economico mi pare che produco circa 3.000. Non so, non mi ricordo. E comunque voglio conquistare prima tutta la Grecia, poi dopo magari vado o a nord per la Jugoslavia o la Tracia o l'Illiria, oppure vado a est nella Turchia. Però la Turchia la vedo un po' divisa tra l'impero Seleucide o il resto. Molto probabilmente mi sa che andrò un po' a nord e mi renderò un po' potente. Poi dopo magari posso anche pensare di andare verso est. Posso anche sbarcare in Italia, chi può dirlo. Però non so. A Roma non sono ancora pronto di affrontarla, ovviamente. Prima devo prendere tutta la Grecia. Poi dopo Atene. Quando sarà un bel po' potente, magari posso già fare qualcosa. Intanto, direi di fare un po' di alleanze con l'impero Seleucide, che in futuro potrà esserci di grande aiuto, soprattutto che ha tutte queste satrapie. O magari fare un'alleanza con una satrapia e cercare di farla ribellare. Potrebbe essere anche un problema. L'impero Seleucide, siccome è governato da satrapie, basta che ci sia un po' di disordine e scappi di fine mondo tra tutte le città-stato. Tanto minchia, Siracusa è tosta, eh. Prezzi stabiliti. Solo gli avari chiedono un prezzo fisso per il pane. Ok, popolazione incoraggiata a Hellas. Molto bene. Truppe arruolate di arcieri della Furia d'Atena. Atenai. Gli aiutanti aumentano di Zenobio, generale. Terra, dunque guai. Pescatore saggio. Un'autorità quando è capo una flotta. Molto bene. Ora vediamo di modificare un po' tutto quanto qui. It is an honor to serve. Ok, vediamo un po' dettagli. Sì. Non ha una moglie, posso farlo sposare? Ah, vediamo se posso farlo sposare. Oh mio Dio, qua ci sono già due fazioni. Richiede attenzione, Andro. Uno dei tuoi magistrati afferma che le sue terre sono aride, il raccolto non è buono, i contadini si preoccupano che si ripeterà la stessa situazione il prossimo anno se non si agirà subito. E poi diamo scorta incerta. 15% in meno della ricchezza derivante dagli edifici per l'agricoltura e il bestiame. Dico in riga, molto probabilmente. Intanto, il è buono, vieni qui, aspetta. Prima volevo fare qualche matrimonio.
tu sei Clistere. Ci sono gli oligarchi che tra poco vogliono prendere il potere. Io non so come funziona bene la cosa delle fazioni, però io so che al momento al potere ci sono gli oligarchi comandati da Isidoro. Un generale non mi va, dicono. Corromperlo a 1600, ucciderlo non mi va. Sporgere la voce non mi va. Ma stiamo uniti, magari voi che sapete un po' di più sul fatto di intrighi di corte in stile Crusaders Kings, ditemelo. Io comunque devo subito organizzare un'invasione. Intanto ad Apollonia c'è la Puzzonia, che è una malattia che mi sono inventato. E ad Apollonia posso anche non fare questo. Beh, la rissa, innanzitutto direi di fare un po' di templi consacrati, e qui direi di fare delle caserme. Molto bene. Tanto qui costruiamo. Che cosa possiamo fare? Direi degli arcieri. Uno basta. Poi dopo te ti mando a esplorare un po' la zona. Swift and silent, a shadow among shadows. I Pidamos ha solo flotta, quanto vedo. Stupido Pidamos. C'è una flotta, cioè c'è nient'altro. Appella, vediamo un po'. C'ha un'officina del bronzo, un villaggio dei pescatori e un'altra, un altare di Nodens. C'è una città ellenica. Mi servirà l'aiuto di tutte le città-stato possibili. Innanzitutto, quello che mi preoccupa sono gli eventuali rinforzi navali. Nicomede potrebbe darmi anche una mano. La Bitinia. Greetings, most excellent friend. Be at home. Fatto le aggressioni, direi di iniziare. E poi vorrevo. Devo fare un'alleanza militare, ti va? I humbly propose this in the hope that you will see the merit of closer ties with. Sì, un'alleanza difensiva va bene. Loro sono alleati col Ponto. Per una buona cosa. Ponto, intanto vediamo un po' che cosa vuoi fare. Ponto, ponto, ponto. Dove sei il ponto? Eccolo qui. No, se le For the uccidi, volevo sake of dire. friendship that has been and friendship to come, greetings. Va Now, bene, let us un'aggressione. seek wisdom together. Direi di fare un accordo commerciale. Ci siamo. Vattene a fanculo. Allora direi di fare sempre commerciare con la Bitinia. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you Sono in bring? guerra con la Cimmeria. Dov'è la Cimmeria? Io non so dove sia la Cimmeria. Dove sei, Cimmeria? Credo che sia qua giù, però. Mi ricordo che avevo fatto qualche partita con gli Egizi. La Cimmeria era giù a rompere le palle. Il ponte in guerra con chi? Ponto. The blessing of the Olympians upon you. C'è un What accordo then do your commerciale. noble. Molto buono. Io direi adesso di fare un patto di aggressione. Ah, questi qua sono. Io direi adesso puoi fare un'alleanza di. Ti va proprio. Vabbè, te un'alleanza My semplice, friend, semplice. you honor this place with your arrival. I, your humble servant in matters of diplomacy, await your words. Gli offro questo. Perché basta? Affanculo. Boh, mi odia Cartagine. Perché? Trattati con Siracusa e con Roma. Roma, intanto, trattiamo un po' assieme. On behalf of the Senate, welcome. Speak, friend of Rome, and honor us all with wit and wisdom. Un'alleanza difensiva a te non sta bene. Abbiamo un'alleanza commerciale, un accordo commerciale, non ti sta nemmeno bene. Allora, Romani dovete morire, sono molto male. Quindi direi di tornare. Ah già, tecnologia, non l'ho ancora ricercata. Ah, e voi, Confederazione Celtica. Well met, friend. Said and meant Annulla il your patto di words move me to un'aggressione. anger.
Direi che così batto bene, non mi dovrebbero troppo odiare. Cioè, gli altri forse. Sì, gli altri non mi dovrebbero troppo odiare, perché se entri in guerra con un patto di aggressione mi pare che tutto il mondo ti inizi a odiare. Però non sapevo. Oh, la tecnologia devo ancora ricercare, benissimo. Però non sapevo. Io adesso muoio. Solo che non sapevo come. Nel caso, se tu. Intanto ricerchiamo la filosofia che mi piace. Non sapevo nel caso se tu dovessi rompere un patto di non aggressione, l'altro come la prendi. Come l'avrebbe presa. Non so, io pensavo che l'avrebbe preso tutto male, però tutte le altre fazioni alla fine non hanno avuto nulla da dire. Tanto c'è Cartagine che ha un po' di problemi. Stava partendo la grande, aveva conquistato di Cagliari, Calaris. Solo che poi dopo è andata avanti e si è preso una Siracusa a Cartagine. Ah, ha conquistato l'Ilibaeum. The enemy Che casts a shadow over us all. Will you send your soldiers, a most brave phalanx, to crush them? sì, va bene, però dico, chiedo un pagamento. Non faccio beneficenza io. I had hoped that you were a philosopher. Cioè, perché subito non ci voglio entrare in guerra, perché potrebbe essere un problema. Perché ho paura che, non essendo abbastanza pronto, loro mi colpiscano alle spalle. E oltretutto, bisogna dire che le tribù barbariche hanno la fanteria a spada migliore. E come ben sapete, la spada batte la lancia. Se io ho degli oppliti abbastanza potenti, forse riusciranno a tenere testa, ma non più che tanto a lungo. Dovrei fare delle falangi contro di loro. Falangi potenti, molto potenti. E quindi anche molta cavalleria. Ma noi dovremmo avere i lancieri Peush, qualcosa del genere. E comunque abbiamo anche degli arcieri molto buoni. Adesso che abbiamo conquistato Creta, che mi pare che Creta puoi reclutare gli arcieri cretesi, che sono molto tosti. Oppure non so come funzioni. Però mi pare che potevi reclutare qualcosa di Creta abbastanza cazzuto. O forse era il rom passato. Non mi ricordo. Comunque, direi, innanzitutto Sparta come alleato mi serve tanto. Però non voglio che conquisti nulla. Sparta, io la trovo più che altro come una città-stato mia, della mia dittatura. Praticamente. Tanto vediamo un po' che cosa sta succedendo. Qua ci sono flotte gigantelle. I macedoni sono stati distrutti. Strano. Ah. Che bello, vi ricordate l'anno scorso? Cioè l'anno scorso, oddio, sarebbe il turno scorso, 2 minuti fa. Quando è arrivato quello lì mi ha detto, signore, mi serve aiuto perché il raccolto è arido. E io ho detto, va bene, prova a mettere un po' di acqua e andrà tutto bene. E è andato tutto bene, abbiamo fatto una caccia abbondante. E ci dà un po' di bonus. Mi ha arruolato delle truppe, guerre dichiarate tra Rodi e Macedoni. Credo che Rodi abbia vinto. Mio Dio, Rodi, quante unità c'hai? Rodi è una piccola isola con così tante unità. Mi stupisci, Rodi. Comunque, andiamo in marcia forzata. Andiamo fino a qui. Molto bene. Destination Intanto, reached. At your command. io direi di spendere tutti i miei soldi in creare unità molto forti. Veramente forti. Io direi puntiamo sui picchieri. Sign up, lads, for a good and glorious life. Molto bene. Direi di 4 unità di picchieri possono andare bene. Poi dopo il resto di oppliti mi basta. Questi qua sono dei normali. Perché questo qua ha una guardia del corpo che hanno vinto? Non lo so. Poi del resto, direi di produrre qui un'altra forza. Oppure non lo so da produrre. It Altre is an forze. honor to serve.
Io direi fare passo accelerato e andare qui e produrre altre unità. Sempre se ci arriva. Tanto qui va tutto bene, qua riusciamo a fare tutto quanto. Ok. Molto bene. Non abbiamo nient'altro da fare, credo. Teniamoci da parte i soldi e torniamo. Tanto c'è qua la mia spia che sta andando avanti e indietro. Da qua in Italia continuano un po' i subbugli tra Siracusa e Cartagine, e Roma e Cartagine, e Roma e quell'altra città stata che non so che cos'è. Cartagine non se la sta passando tanto bene, non ho mai ancora visto una partita in cui Cartagine è sopravvissuta. Mi pare che Cartagine sia una delle fazioni più difficili da giocare, innanzitutto perché parti sì con un bel po' di terre, ma tutte divise, e devi farti una flotta bella potente, poi se ti attaccano da un lato hai casini, dell'altro hai casini, e poi mi pare che tutti ti odino. Credo che non ci sia una civiltà nel mondo che ti ami, oltre ovviamente i tuoi stati vassali, tipo Nova Cartago oppure la Libia. E un po' di problemi sempre un po' dappertutto, se fai Cartagine. Poi c'è Roma che dice, ehi, ti facciamo il culo, ti va? E tu, va bene. Quindi bisogna fare attenzione, poi dopo sono cartaginesi, sono stati sfigati. Sono potenti, però sono stati sfigati. Poi parecchi cartaginesi odiano tutti i greci, i cartaginesi odiano tutti i romani, i cartaginesi odiano tutti. Quindi è una brutta merda. Stupidi cartaginesi. Intanto. Side. Stanno andando avanti e indietro. Side non era un alleato ptolemaico. O ptolemaico, non so come si dovrebbe dire. Forse è ptolemaico, non ptolemaico. Anche se era Ptolomeo. Cartagine da chi? Chi l'ha conquistata? Ribelli punici. Molto bene. Sto per dire, ehi, guardate, ci sono questi qui che spaccano il culo, scherzando. Facciamo l'assassino, direi di fare spada nascosta a un generale così, a caso, giusto per dargli un po' di fastidio. Che così si ammazzo, i generali posso mettere un po' in subbuglio il loro regno. Ah già, qui non posso reclutare nulla, devo andare dall'altra parte del mare. Lel. Torniamo qui. Ok, abbiamo un po' di unità qui. Direi di reclutarne altre, ovviamente. Io ho dei picchieri. Ora mi servirebbero due guardie cittadine e due arcieri. Molto bene. Ora direi di far sbarcare qui. Sì, sono un po' felice dappertutto, nel mio regno. Sarà che da me sono abbastanza felice quasi sempre, però a me non capita spesso che nel mio regno siano felici. Io mi ricordo le mie partite che ho fatto, ero un milione. Era una cosa triste perché ho portato lustro sempre alle fazioni. Sarà che questa partita qua mi sta andando di culo, non lo so. Qua non mi fa recuperare novità, perché? Ah già, sì, sto già reclutando qui, ad Atene. Quindi prepariamoci a conquistare Pella. Io ho paura di questa unità qui. Vediamo un po' che cos'ha. Guerrieri traci, mio Dio, questi qua sono proprio tosti. Uomini liberi di leva fanno schifo. Cavalleria leggera fa schifo, schermagliatori fanno schifo e frombolieri fanno schifo. Questi qua mi fanno paura, i guerrieri. Il resto mi fa tutto schifo. Tutto. Quindi dovrei abbastanza farcela se metto un po' di falangi di picchieri che a contrastare i guerrieri traci, e del resto mando la cavalleria che dovrebbe fare tutto, tranne con questi che bastano dei picchieri. Quindi va benissimo.
Torniamo. Ho detto torniamo. Bravo. Ok. Intanto. Cartagine. E Cartagine. Non succedono troppe cose a Cartagine. Sarebbe bello andare lì. Adesso con una piccola flotta e conquistarmi Cartagine. Ovviamente sarebbe molto difficile poi mantenerlo. Però sarebbe figo. Mi ricordo che c'è stata una partita in Shogun 2 Total War che io facevo abbastanza lo stronzo. C'era un'unità chiamata Monaco o qualcosa del genere, non mi ricordo io il nome dell'unità, che praticamente tu lo mandavi lì e poteva far ribellare la popolazione. Quando volevo conquistare un alleato, e ovviamente non mi andava a dichiarare guerra a un alleato, facevo ribellare, cioè facevo creare una ribellione, facevo che di i ribelli conquistassero una città, poi dopo andavo a conquistare la città ribelle, ovviamente. E siccome i ribelli sono sempre in guerra con tutti, è sempre una cosa abbastanza carina. Era divertentissimo. Mi divertivo a conquistare il mondo così. La Russia si diverte con poco, dovete sapere questo. Intanto, dal resto del mondo, io non voglio vedere un po' cosa succede. L'unica fazione grande distrutta è stata la Macedonia e l'Epiro. Qui, da noi praticamente. Del resto del mondo non lo so. Molto probabilmente tra poco cadrà Cartagine o l'Egitto. Però non lo so. Io parlo di fazioni grandi, non quelle piccole. Quelle piccole saranno cadute a decine. Però mi chiedo se sbucheranno poi qualche nuova fazione. Perché sì, saranno 180 le fazioni. Però non so. Ah, ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Questa partita qui adesso. Between friends, the gift of gold is often taken to be a sign of deep affection. Va bene, sì, 500 va bene. Comunque, mi ero dimenticato di dirvi che ho installato una mod qui, la Radius, che praticamente serve per bilanciare un po' il gioco, perché questo gioco è bilanciato col culo. Lo devo proprio dire. Mi hanno assegnato la missione di reclutare un dignitario. Chi sei? Sarà disponibile al prossimo turno. Ah già, sì, ho ricercato la filosofia. Adesso un dignitario. Popolazione motivata in Macedonia. Costruito tratto careno. Ebbene. Non ci voglio attingere. Io direi di fare altri arcieri. Dopo da mandare nell'altro mio esercito di Larissa. E dopo direi che possiamo già partire a un piccolo attacco. Ma intanto questa... Trovo che le musiche di ROM 2 siano fantastiche, ma... Devo dire una cosa. Io ovviamente preferisco quelle di ROM 1. Perché c'è Jeff Van Dyke, qualcosa del genere. Compositore che mi piace molto di Total War. Di... Ha fatto delle canzoncine, mi ricordo, per Medieval 2 e ROM 1. Infatti, chi avrà giocato quei giochi se lo ricorda molto bene per la colonna sonora. Che cosa sono le tiare? Ah, sono quelle navi lì che davanti hanno delle bombette che quando vanno a speronare esplodono e danno fuoco alle navi. Sono bellissime. Potete vederle dopo. Faccio 4 navi, così faccio una flotta d'attacco contro altre navi. Ovviamente non mi serve tanto. Intrigo politico. Fammi vedere. Assicura promozione. Ah. No. Questo qua, Zenobio, è un 63 anni, sì, un po' vecchio. È strano. Dice, mi piacciono le padelle. Che cos'hai contro le padelle? Permissivo e salvatore eroico. Un bravo uomo non dimentica i veri amici. Con le belle parole non si vince alcuna battaglia. Bellissimo. Torniamo ancora. Tecnologia, dimenticavo. Faccio anche costruzione, che mi sto dimenticando delle tecnologie civili. Totalmente, sono molto importanti quelle civili. Quelle militari sì, puoi fare tutti questi campi armati, però dopo un po' basta. Mi piacciono le tecnologie civili anche. Anche se sono qualcosa di un po' più astratto, dell'esercito, del militare.
Dovrei farmi una buona economia, in sostanza io. Anche se ce l'ho molto buona, dovrei migliorarla un po'. Adesso praticamente lì ho reintegrato tutte le unità, il mio impero, diciamo, la mia dittatura sta andando abbastanza bene, direi. Comunque, qua ci sono tutte le navi del mondo che stanno andando a Sinope. Quanti eserciti c'ha il ponte? Tantissimi. I Seleucidi cosa vogliono fare? I perfidi? Niente. Arachio. Tutte queste città non. Civiltà non riesco a pronunciare il nome. E comunque, forse prima non ve l'ho detto. Sì, ve l'ho detto lì che ho installato a mod Radius. Bilancio un po' il gioco, praticamente vi consiglio anche di scaricarla. Rende anche il frame rate un po' più basso, perché toglie certi effetti grafici praticamente invisibili. Tipo del fatto che i proiettili, tipo parlo di rocce e tutte queste cose qui, quando vanno al terreno impattano contro la sabbia e lanciano un piccolo un po' di polvere, ma piccola piccola, non si nota nemmeno. E hanno scoperto che praticamente questo effetto grafico aumenta veramente la pesantezza del gioco, abbassa di molto il frame rate e non è una buona cosa. Quindi hanno deciso un po' di toglierlo e sto notando già che il frame rate è molto meglio, soprattutto dopo lì la patch di venerdì scorso. Mi ricordo che prima riuscivo a giocare a ROM 2 a alto, adesso ci gioco a ultra estrema quasi. Ovviamente no, perché registrare non riesco tanto. In battaglie molto giganterrime mi piace guardare anche cosa fanno le unità. Ah boh, Siracusa è quasi stata annientata, tra i ribelli. Una ribellione bella grande. Rapporto del carpentiere navale, benissima. Popolazione motivata nell'Hellas. Molto bene, tra poco possiamo partire. Ho tutte le navi messe a posto. Però direi di metterle in modalità. Modalità molto veloce. Row! 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 That's it! All hands to the oars! Ready for battle! Io direi di iniziare a muovermi. Any man who drops out is left behind. Finding shelter. We hunger for battle. Ok, quindi facciamo un cambio di esercito. Ok, ora voglio passare un po' di arcieri, che qua ce ne sono troppi, alla furia di Atena. Qui. Così abbiamo due eserciti molto bilanciati. E quindi potrei già dire: ehi, Sparta, ricordi quel trattato? Welcome. For my part, welcome also. And give me your wisdom. No, bravo Spartano. Direi, ti va di fare una guerra? No, non a Roma, sto parlando a una persona sbagliata, Sparta, tu. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. Confederazione Celtica. Però mi serve un po' di oro. Chiedi 500. I must accept, although my honor cries out against it. Your words have much truth in them. Ah sì, bene, abbiamo guadagnato anche un po' di oro. Che anche se non è molta, mi piace sempre spicchiare di oro. Alleato. I give you wisdom so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. Ti do anche un 500 di oro, va. No, proprio a te non ti va, eh. Beh, come darti torto. Però sei mio alleato, devi sapere anche questo. Quindi siamo in guerra e possiamo assegnare un obiettivo di guerra. Qu'est-ce que c'est? Bene, che cos'è l'obiettivo di guerra? Praticamente è un obiettivo che diamo ai nostri alleati per dire: ehi, tu vai a conquistare qui. Tu dici: certo. Praticamente ci si dichiara guerra. Tipo noi diciamo: andiamo a attaccare qui. E loro dicono: va bene, andiamo a attaccare qui. Però loro muovono le loro unità e vanno lì. Molto bene. Perché il mio piano è conquistare Pella, innanzitutto. Quindi voglio assediare qui e poi dopo, quando arriveranno gli Spartani in mio soccorso,
Grazie Spartani, mi avete dato una mano. Quello che vi voglio dire. Testuali parole. Ovviamente, vediamo un po' come andrà. Credo che sia parità di forze. Non dovrei avere troppi problemi. Soprattutto ho i picchieri, loro no. Ho una cavalleria non troppo buona, però loro no. Hanno tanti frombolieri, io ho tanti arcieri. Che oltretutto in questa mod la Radius. As all the gods look down on us, they too must wonder why we are not firmer allies and friends. No, un'alleanza non mi va. Sparta, l'alleata no, perché la conquisterò. Quindi no. Comunque, iniziamo a muoverci a nord. E volevo dire, volevo fare un attacco via mare, solamente che sto pensando, oltre a tutte queste navi qui che ho, sono tutte di combattimento corpo a corpo, cioè ho acquistato lì le, come si chiamano, le diarie incendiarie, che vanno bene nel corpo a corpo, cioè quando tu vuoi speronare una nave, non conquistare una città, perché sbarca le unità, queste qua sono un equipaggio. Niente di che. Più che altro nelle battaglie d'assedio navale servono unità imbarcate, più che altro. E però non vedo perché dovrei fare una battaglia d'assedio imbarcato. Di solito serve proprio quando ci sono troppe unità fuori dalle mura. Tu vai lì via mare, conquisti e entri dentro. Gli stronzi. Cioè, mi hanno fatto il giro. Hanno fatto un giro, sti qui. Ma che stronzi. Cioè, perché non sono riuscito a bloccarli? Ah già, che avevo messo in modalità passo accelerato. Adesso mi hanno assediato la rissa agli stronzi. E adesso li vado a fare il culo, sti stronzi. Li ammazzo. Li ammazzo tutti. You are wise enough not to sit idly upon the bank, but to take the fish as it swims by. Fatto in un'aggressione mi sta bene, però non ti devo dare nessun soldo. La rissa è sotto assedio, va bene. Sconfiggi gli orsi spudorati. Sarebbe un esercito. Che bel nome. Beh, mettiamo la città in marcia normale. We hunger for battle. E inizio. Ah, si ritirano gli stronzi. Destroy them. E andiamo qui. Ah, stai attaccando Regno Odrisio. Gli orsi spudorati contro la furia di Atena. Superficie, fuori strada. Combattiamo. La collera non può essere disonesta. Marco Aurelio, imperatore romano, 121-180 d.C. Sto guardando un po' qui. Ovviamente loro hanno tante unità a distanza. E io come voglio agire? Voglio stare sulla difensiva e incoraggiarlo a venire da me. Semplice, nulla di complesso. Ovviamente io voglio mettermi in una posizione ovviamente che lo incoraggia a venire da me. Sto vedendo che c'è una collina in mezzo al campo di battaglia, solo che le mie unità saranno molto più lente delle sue. Gli opliti sono molto lenti, soprattutto i picchieri. E quindi magari io starò su nel mio lato della mappa, non voglio dargli il vantaggio della collina. Sì, va bene. Asciutto tutto quanto. Ok, sì, un'altura non è poi così tanto alta. Quest'altura. Io direi di stare. Anzi, sì, possiamo anche metterci su quest'altura. Adesso che ci penso, ci mettiamo qui. Bicchieri qui. Molto bene. Tutti qui. I picchieri. Qua davanti.
Molto bene. Dietro metterei degli opliti. E dietro ancora una cavalleria cittadina. E poi mi servono anche degli opliti. Ci sono degli opliti che sono del generale, che li metterò qui. Direi che questo esercito può andare bene. Formazione di gruppo. E ci mettiamo qui. Inizia battaglia. Vaffanculo. Ecco, non so perché, ma ogni volta che faccio una formazione me la manda sempre a cagare. Rimettiamoci tutti quanti qui. Bene. E stiamo poi dopo tutti qui. Ovviamente i cavalieri li manderò qui. Anzi, facciamo un giro così. Ah già, li avevo messi qui, che stupido. Li faccio andare da tutta un'altra parte. Poverini. Niente, se stanno qui non dovrebbero darmi troppi problemi, a meno che mi attacchino da qui. Però se mi attaccano da qui io giro dei picchieri, giro degli opliti, li ho messi dietro di riserva appunto per quello. Qui vediamo un po' che cosa la cavalleria tracia. Gli schermagliatori traci. Ancora schermagliatori traci. Schermagliatori traci, mio Dio. Quasi quasi mi conviene attaccarlo. E anche dei guerrieri traci. Mio Dio, questi qui fanno un po' paura come sono. Molto bene. Quanto vedo il nemico non vuole tanto andare. Io voglio vedere questi peltasti traci e schermagliatori quanto hanno di gittata. 70 e 70, i miei arcieri hanno 120. Benissimo. Allora li farò il culo a distanza. Metterò qui. E metterò dei picchieri dietro. Così. E degli opliti ancora dietro. E darò fastidio con la cavalleria. Ok. Naturalmente questa posizione sarà un vantaggio per lui. Però ovviamente gli farà tanto male con gli arcieri. Non avete idea quanto gli farà male. Perché oltretutto, come ho già detto, la Radius fissa il fatto delle fionde, frombole che riescono a colpire fino alla fine del mondo. E rendono gli archi un po' più utili, come dovrebbero essere. Io mi aspetto in un gioco in cui gli archi siano utili. And the double, commander. Ready and waiting. And the double. Hoplites ready. Double time. Ok. Commander. Yours to command. Dovrei ancora avanzare un po' più, di più, poco di più. Quick march. Ovviamente non ho paura delle sue cariche, posso sempre avanzare quanto voglio, dopo mi posso ritirare. È solo per... ci sono solo questa... c'è questa cavalleria qui che non mi piace. Ready for orders. La cavalleria è nascosta. Ma intanto il nemico non è che è così stupido che la cavalleria è nascosta non la caga. Oh no, ho selezionato un picchiere. Beh, intanto volevo mandare avanti anche i picchieri, perché se no li metto troppo dietro. I picchieri troppo dietro mi stanno antipatici.
E direi di avanzare. Generale, no. Qui è una formazione un po' alla cavolo di cane. Nulla di completo. Double time. Quick march. Understood. Siete stanchi voi? No. Riuscite già a colpire? Sì. Alcuni di voi sì. E basta già così, dai. Si inizia a scremaglia dunque. Lo voglio far avanzare da lì. Non mi piace quella posizione. Quindi continuiamo a combattere. Sì, li sto facendo tanto male. Con i miei arcieri. Dispiace che su ROM ho l'impressione che le munizioni per gli archi siano troppe poche. E non è che mi piace molto. Cioè, su, mi ricordo su Shogun che gli archi erano qualcosa di sgravo. Qui un po' meno, però dovrebbero renderlo sempre un po' sgravo l'arco. Sì, un'unità si è quasi ritirata. Cioè, molto danneggiata, non potrà più far nulla praticamente. Chi sta sparando questo? Ah sì, li stiamo facendo molto male. Due tasti traci che si ritirano in nulla. Forse dovrei avanzare ancora un po' con i miei arcieri. E ok, così siamo messi in una posizione in cui tutti possono sparare. E loro però non possono farmi nulla. Tranne questi qui che non possono fare nulla. Almeno questi. Cioè si sta sempre ritirando di più, eh. Ah, qua mi hanno lasciato Alessandro, nobile tracio. Sparate qui al generale. Sono molto pesanti, però li voglio anche danneggiare abbastanza, che i nobili traci sono troppo potenti. Strano che non hanno messo nessuna fazione della traccia. Non su ROM 2. Dai, come non fate nulla. Attaccate. Sto facendo più danni quasi a quelli dietro che a sti qui. Alcuni muoiono di infarto qui. Molto bene, si sta facendo sparacchiare un po' bene. Dove mi sto dietro qui? Molto bene. Qua stanno iniziando un po' a morire. Ne abbiamo ammazzati quasi... cioè ne abbiamo ammazzati 20. Continuiamo ad andare. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Beh, ce ne sono ancora due. Archers, yours to command. Tanto i nobili traci li abbiamo mazzolati un bel po', va. Comunque saranno molto danneggiati quando entreranno nel corpo a corpo. A causa di tutte le frecce che hanno preso. Vedete qua come sono stramortiti.
Archers! Continuiamo a fare il culo a Alessandro, sto qui. Al generale. Magari si sparicchia un po' di fuoco. Sì, facciamo fuoco. Frecce infuocate, che anche se è meno preciso, intanto qui qualcuno beccheranno. Aspettano però. La maggior parte dei colpi arrivano però contro le fronde degli alberi. Sì, però facciamo molto più danno. Sì, sì. E anche i guerrieri dietro facciamo più danno. Che bello vederli picciare. Mi piace, mi rende felice. Tanto, vediamo un po'. Alcuni iniziano a prendere fuoco, però non si fanno nulla. E notta single focus given the day. Dai tracci. C'è gente con le frecce nel braccio, non gliene frega un cazzo. Tranne questo qua è abbastanza. Ci soffre abbastanza. Frecce in testa, nelle spalle. Questi qua sono immortali. Qua ne ho preso uno dietro. Che belli vederli carbonizzati. Questo qua è proprio stanco. Sono proprio danneggiati alcuni. Si vedono. Guardate, si sono spostati tutti. Che bello. Dico, non è problema mio, non è morto. Stanno proprio male sti qua. Ok, li stiamo mazzolando molto bene. Abbiamo quasi dimezzato l'unità. E non è una buona cosa. Cioè questi arcieri qua alla fine battaglia avranno fatto troppe uccisioni. Tipo troppo, troppo. Così imparano a fare i camperoni. Tracce allo spiedo. Ok, velocizziamo un po' vedendo... velocità massima tutti i tracci abbrustoliti. Qua due che bruciano, che belli. Sembrano sembra che stiano ballando, sono bellissimi. Il generale nemico è morto. Oh, l'è morto. Sotto una pioggia di frecce infuocate. Forse era quello lì che si continua a chinare. C'è il primo in prima fila, però. Dai, non mi crepare così. Quindi, boh, adesso credo che dovrebbe bastare una. Tipo qualche scossetta e loro si ritireranno. Adesso gli. Va bene che il generale è morto, almeno che così. Non. Anche le unità si ritireranno un po' più in fretta. Saranno un po' più scosse. Stanno per ritirare, poi se si ritira anche l'unità del generale. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Va bene. Direi che possiamo anche smettere di utilizzare il fuoco incendiario. Ci sono rimasti in pochi. E poi sono anche molto danneggiati, quindi qualche frecciolina dovrebbe bastare. Una in testa. Poi anche dietro abbiamo fatto un po' di danni. Indiretti. Siamo in prima fila. Ok, dai, possiamo iniziare a sistemarci bene per un assalto. Così.
iniziamo a muoverci, tipo a fare un po' il culo alla cavalleria tracia. Questi stanno ritirando, stanno continuando a resistere. Dai, andiamo. La cavalleria. Dai. Stanno ritirando. No, non è onorevole una ritirata, non l'accetto al mio nemico. Qua che cosa vogliono fare? Ah, vogliono andare all'assalto, va bene. Intanto, noi andiamo contro questi. Contro questi. Contro questi e contro questi. Io direi intanto di andare qui contro un arciere. E qui contro altri arcieri. E qui coprire il dietro, magari fare qualche accerchiamento. Con il generale direi di lasciarlo qui. Io non dovrei avere più problemi, la mia cavalleria cittadina dovrebbe vincere. Mio Dio, bro, ci sono troppe unità di arcieri loro. Ne hanno troppe. Mi stanno mazzolando proprio. Ok, bene, attacchiamoli alle spalle. Se anche li accerchiamo totalmente, molto probabilmente li ammazzeremo. Sì, qua sono messi molto male. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Bene. Qua colpiamo le spalle. Qua sono messi male. E ok. Dai, andiamo qui. Molto bene. Che li ho ammazzati quasi tutti. O tutti. Forse. È stata una battaglia molto facile. Non è complicata. Un attimo, giusto per inseguire un po' gli ultimi uomini, però velocizziamo. Perfetto, guardate come abbiamo ucciso tutti quanti. Bello. Ammazzati i pentasti. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Boh, va bene così, dai. Uscita la battaglia. Storia decisiva, quanti abbiamo ammazzato? 900 uomini su 1300. Ne abbiamo persi 201. Vabbè, dai. I miei arcieri hanno fatto praticamente tutto il lavoro. La cavalleria ha ammazzato un bel po' di roba, va. Un po'. Anche un po' dei miei opliti. I miei opliti sono quelli un po' più danneggiati a forza di colpi di frecce. La loro fanteria tracia ha fatto poco, tranne una. Ha fatto abbastanza, 46 uccisioni. I miei oppliti hanno fatto un buon lavoro. Gli arcieri, veramente buono, hanno sparato, ucciso tutto. Sì, è andata molto bene con le battaglie.
E ok. Aspettiamo lì che il caricamento finisca, che durano tanto. Se inizia una guerra in modo avventato, finiremo col perdere ancora più tempo a causa della nostra mancanza di preparazione. Ah, frase intelligente. Sì, sì, la trovo intelligente. 20 minuti di battaglia, dai. È tanto, eh. Caricamenti qua su Rom 2 sono eterni. Missione completata. Direi di schiavizzare i prigionieri. Grado aumentato. E direi di inseguirli ancora. Però questa volta di fare lì battaglia simulata lì. Questa volta uccidiamo i prigionieri. Possiamo ancora inseguirli ancora una volta, sì. Allora facciamo un attacco veloce. E ok, abbiamo ammazzato totalmente un'unità. Abbiamo ammazzato tutti i prigionieri. E iniziamo a muoverci verso... Anzi no, qua direi di aspettare. Mettere in modalità fortifica. Perché voglio prima aspettare che questa unità qui torni e mi dia una mano a pella. Quindi per questa puntata è tutto. Credo che sia durata anche un po' troppo. Ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Aristutto, ciao!